Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Yuka e sono qui per registrare il video vlog del Napoli Comic Con 2019. Questa volta lo voglio fare bello, soprattutto completo, perché andrò al Comic Con 4 giorni. Quindi voglio registrare il K-pop side di questo Comic Con, così le nuove anime verranno con lui al prossimo anno, interessati dalle attività. E quindi niente, adesso siamo ancora a casa, questo è il day one, l'outfit un po' così a caso, un po' già così, va bene. Adesso usciamo perché siamo in ritardissimo, lì ci sarà sicuramente una fila enorme ad aspettarci, quindi ci vediamo tra un pochino. Bene ragazzi, siamo arrivati in fila, anche se abbiamo già superato la prima parte della fila. Bene, quindi adesso andremo qui, ci controlleranno i zaini e qui siamo dentro, manca poco, sono le 10:20 forse, quindi siamo stati veloci. Good ragazzi, siamo entrati, c'è ancora poca gente, poca gente. Ciao. Bene ragazzi, questo è l'Asian Village, tanto grande. Oh, Jason, sempre avanti, stai bellissimo questo Asian Village. Camminiamo per l'Asian Village, andiamo a vedere, ci sono tantissimi stand da qui. E adesso andiamo allo stand di Coreapoli, che sta qui vicino, con le nostre amichette del K-pop. Eccolo qui. Ciao Holly, benvenuta nel mio vlog. Ciao. Vuoi sponsorizzarti? No. Vabbè, comunque donate un euro. Esatto. Donate un euro. Più di un euro. Devi vincere un CD. Parola mia. Bene, ci vediamo dopo. Ciao. Sì, ma dopo dono anche tu, fai vedere. Certo. Andiamo. Qua abbiamo il palco enorme. Allora, qui c'è lo stand di Kaido Italia, invece di K-pop, questa è la fila enorme, dove stanno già cantando, e in tutto questo Kaido deve ancora aprire, quindi io mi preoccuperei se fossi in voi. Comprate i CD online, ragazzi! Ecco qui Kaido, già pieno di gente come avete visto, la coda è infinita, ci sono tantissime cose. Eccole qui, tantissime magliette, tantissimi poster, tanti... e c'è un Ivano selvatico. Rincello! Brava! Ancora Thor, che è più alto di Jason. Allora ragazzi, tranquilli, inizia il combo. Insomma... Bene, sta iniziando il combo. E adesso sono le 4 e stiamo andando a vedere le Hyper, che si esibiscono sul palco, che sono un gruppo di K-pop, fanno cover K-pop in italiano. Adesso vi farò vedere qualche spezzone. Stiamo arrivando. Questa è l'ultimissima canzone, ragazzi, facciamo in fretta, Shine the Pentagon. Secondo giorno del Comic Con. Ieri alla fine non ho più vloggato perché vabbè, ero stanchissima, poi non c'era più niente da fare, ce ne siamo andati verso le 5:30 e adesso siamo qui pronti per questa seconda giornata. Niente, sono con questo outfit coordinato. Jason, vieni. Coordinato Jason, siamo uguali. Scarpine belle, pantaloni uguali con le catenine, top. Stussy. E poi Nike.
Bellissimo. E quindi adesso andiamo che siamo in ritardissimo, ci vediamo di nuovo lì al comico. Aspettatemi. Io sono Holly, ciao! Qui ci sono i Pinkos, i miei amici di Bari che sono venuti qui. Va bene, comunque siamo in Cumana, adesso stiamo andando al Comic Con, siamo al giorno 3. Quindi ci vediamo. Ok, tra l'altro oggi mi esibisco, quindi venitemi a vedere, mi raccomando. Anche se il blog uscirà dopo, lo stava dicendo di nuovo. Sì. Allora, sulle storie di Instagram, per chi mi segue, mi raccomando, seguitemi in tanti. Bene, siamo di nuovo qui. Oggi è sabato, quindi è il giorno più pieno. Bene. Pieno, eh? Era il mio sogno. Ce la faremo? No, non lo so, ce la faremo come ogni giorno. Ok. Frasi di vita. Stiamo entrando, mi raccomando, sono in ansia per l'esibizione, però. Tranquillo. Poi metterò un pezzettino anche al vlog, che ho deciso. Ok, stiamo tornando un attimo da casa. Come sempre tanta gente. Come sempre tanta gente, esatto. Oh, c'è un BTS. Tantissima gente. Bene, noi intrufoliamoci senza fare la fila. Ovvero da questo lato. Fatti arrivare i piedi dietro la testa. Apriamo. Apriamo. Però mi ha dato la chiave. Questo vlog è stato rovinato. Vlog. Allora, stavo dicendo. Bene. Bene ragazzi, allora, prima di tutto ho finito il contest in realtà da un bel po', poi ovviamente avrò messo il video del contest prima di questo vlog, quindi l'avete già visto.
stavo dicendo, e quindi come facevo quello là? Beh, volevo fare un vlog ma è impossibile con questi esemplari. Ok, beh, sinceramente sono stanchissima, quindi ho evitato di continuare il vlog e continuare a registrare, ma adesso penso che riprenderò, anche perché la fiera sta finendo. Domani è l'ultimo giorno, il giorno delle premiazioni, quindi ora c'era la conferenza dei miei amici Pinkons, che però non sono andata a vedere perché ero troppo stanca. Stavo praticamente dall'altra parte del comico, quindi mi dispiace. Gli altri concorrenti ovviamente potete trovarli su Coreapoli, sul canale YouTube di Coreapoli, e altri concorrenti del contest, intendo ovviamente, quindi andate lì a vedere lì. Ci vediamo tra un po'. Siamo primo e secondo posto solista. Ciao, siamo alle per la categoria crew abbiamo primo, secondo e terzo posto. E poi abbiamo la migliore esibizione, che è la crew che ha avuto il punteggio più alto sia nel ballo che nel cosplay, e anche chi ci viene a supportare. Ma soprattutto la cosa che più mi è piaciuta di quest'anno è che si stanno creando i fandom delle crew dei solisti. Vediamo così se mi devo iscrivere. YouCorps. Un annuncio di cui ci eravamo dimenticate come delle stupide è che, ragazze, dopo le premiazioni ci trovate allo stand di Coreapoli qui nell'Asian Village. Con la donazione di un euro potete praticamente, ma quando annuncio, no? Di, appunto, prendere un numero e partecipare a questa lotteria, va bene? Premessa, il primo posto solista avrà un buono da Kaido, quindi è qui nelle mie manine. Chi è? Ok, perfetto. Ok, ok. Vai. Siamo pronti? Sono uscite le mie nick, sì, perfetto. Oh, primo posto solista, primo posto solista. È una canzone dei BTS perché è incomprensibile. Basta il tuo, brava, siamo qui. Un secondo che si è emozionata, piccolina. Con calma, eccomi qui di nuovo, perché non ho finito il vlog, quindi devo spiegarvi un po' di cose prima di concludere bene questo video. Scusate il cattivo HD, ma sto registrando il cellulare perché non posso usare la fotocamera al momento. Sono qui a spiegarvi alcune cose, tra cui le premiazioni, perché come potete vedere la mia faccia finale è tipo delusissima, perché alcuni premi secondo me non meritavano, altri sì, e sono completamente d'accordo e felice per chiunque ha vinto, però penso che si potevano distribuire i premi in maniera migliore, ecco, diciamo così. Io non ho vinto, però sono felice che tanta gente sia venuta da me dopo la mia esibizione e mi abbia stretto fronte forte dicendo: tu se non vinci mi incazzo, e tipo io, ma perché? Quindi per me è stata la miglior vittoria vedere tutti voi venire qui da me, anche gente che non conoscevo, che davvero sono troppo felice, perché non mi aspettavo tutto questo calore da parte vostra. A parte ciò, il comico è andato benissimo, è stato splendido, anche il cielo, diciamo il tempo, a parte il giovedì che ha fatto un caldo infernale, ma poi venerdì, sabato e domenica anzi faceva quasi freddo, c'era un bel venticello che non ti faceva soffocare come gli altri anni, quindi sono contenta anche per questo. Non ho comprato niente perché ormai sono abituata a comprare online, non compro ormai nulla da una fiera del fumetto da anni. Già. Spero che questo vlog vi sia piaciuto, mi dispiace per le scarse messe a fuoco, ma ero lì in preda al panico, in preda all'entusiasmo, e quindi perdonatemi. Tra l'altro, una buona notizia da darvi, ovvero che tante cover stanno per uscire, 3 nuove cover, tra cui 2 collaborazioni, quindi detto questo, ci vediamo al prossimo video, continuate a seguirmi, grazie perché siamo aumentati tantissimo tra gli iscritti, quindi continuate a iscrivervi, a mettere mi piace ai miei video e a guardarli tutti quanti. Spero in un forte progresso, ci vediamo presto, ragazzi, ci vediamo presto, ciao!